Io ho già parlato. Adesso ci sono anche le domande, quindi magari potresti anche rispondere a qualche domanda. Però io volevo sapere una cosa: razza schiava, abbiamo tutto oggi che stiamo parlando di questo, l'abbiamo rivoltata con un calzino la nostra storia, ma della pecora nera, cioè che poi tu ti ritieni probabilmente una pecora nera, cosa pensi? Cioè la pecora nera cosa deve fare? La funzione Noi siamo considerati pecore nere, ma dipende sempre da che punto. Se io sono daltonico, per me è una pecora come tutte le altre. Sì, bene, no, però cioè, la pecora, no, noi siamo pecore nere. Io ricordo che siamo tutti qui. Alzino la mano chi si sente pecora nera. Tutti. Ma giochi facile, scusa, giochi in casa. No, beh, magari c'era qualcuno che si sentiva pecora bianca. Ma l'hai chiesto quante sono le pecore bianche? Quante sono le pecore bianche? Vedi? No, però abbiamo cominciato proprio dicendo che... quelle viola? No, abbiamo proprio cominciato dicendo, no? Quali sono come è fatta la pecora nera, quale caratteristica ha e quale funzione ha? È da sola? Te la imbocco, è da sola, deve stare da sola, si deve isolare, se ne deve andare alle Canarie. Ah sì, comodamente a Tenerife, sì sì. O che cosa deve fare la pecora nera? Perché la pecora nera ha anche una sua individualità, voglio dire, no? Sì. Quando sei pecora nera ti senti anche molto individuo, anche un po' chiuso, anche un po'... Hai capito? Più che altro perché ti dicono che sei una pecora nera. Quando ci hanno imposto il distanziamento sociale, hanno fatto in modo che appunto non ci parlassimo. Però quando hanno cominciato a fare i primi No Paura Days... e hanno cominciato a inondare tutte le città d'Italia, non era questione di andare a Roma, ma la gente è semplicemente scesa in strada nella propria città e io ho visto una fiumana in tutte le città, anche le più piccoline, tutta la gente, allora dici no, allora non siamo pochi, cazzo, cioè, no, cosa ci state raccontando? Quando vi vedete che siete, vi guardate intorno, non come questi qui, vi guardate intorno e vedete la marea di gente come ho visto qui a Bologna appunto, anche in tutta la città davvero. Era bellissimo, gente bella, senza passamontagna, spranghe, eccetera, e di là i poliziotti con il manganello lì, ma cosa vuoi smanganellare, che questa è tutta brava gente, famiglie e tutto il resto, è quello che io dico sempre, l'ho detto fin da il primo giorno che hanno cominciato a chiudere la gente in casa, ho detto l'unico anello che ci separa dalla casta che sta cercando di fare questo sono le forze dell'ordine, perché sono quelle che ci fanno obbedire alle minchiate più assurde, e allora se loro non vengono dalla parte del popolo, cioè difendono il popolo come hanno giurato sulla Costituzione, non ne veniamo fuori, se non li arrestano loro non possiamo arrestarli noi. Allora, ci sono domande, perché io posso fare delle domande, ci sono domande anche da parte dei signori qui seduti, ma anche domande da parte del pubblico. Io andrei avanti e anche poi abbiamo una piccola sorpresina finale. Abbiamo un ospite, un altro piccolo. Un'altra piccola cosa che potrebbe appunto dirci qualche cosa sul futuro. Lui fa le domande, non dubitavo, perché Felice è... Non... Ecco qua, sì, va. No, la domanda è sapere se tu hai ricevuto qualche minaccia più o meno velata. Se e quante. No, qualcosa, ma odiatori seriali ce ne sono tanti che scrivono, però nascosti dietro un'email li sfanculo tutti, cioè non è che ormai sono abituato che ogni video che metto su deve essere tutto riscandagliato da capo per vedere se c'è qualche appiglio per gli odiatori, i segnalatori, che li conosco tutti uno alla volta, hanno smesso di odiarmi e di segnalarlo perché dopo io li sputtano pubblicamente, quindi... quando mettono un mio post vedo che non c'è né un like né un commento né niente, quindi insomma è un buon lavoro ho fatto, li conosco tutti, per ormai. Nome sì. Beh, mi infilo dentro i loro gruppi di odiatori, vado a vedere cosa fanno, ce n'è per tutti, ce n'è per te, per lui, ce n'è per tutti tranquillamente, però chiusi dentro i loro gruppi segreti, cioè privati, è come i bambini che cacca merda culo stronzo lì da lontano, uguale. Allora io voglio fare un apprezzamento alla, diciamo,
come se fossi la Schlein, no? Ai colori che utilizza da pecora nera Silver, perché utilizza sempre questa camicia nera. E vorrei dire questo. No, non è nera, è bianca e nera. Sì, no, però camicia nero. Le pecore sono, diciamo, un segno di viltà, perché è un cioè, la loro caratteristica è quella di seguire gli altri, di obbedire. Infatti, in senso dispregiativo, quando si dice sei una pecora, vuol dire che non hai la capacità di un pensiero proprio e di agire in proprio. La pecora nera è una, fa parte della famiglia delle pecore, cioè di coloro che dovrebbero obbedire, ma non lo fa, trasgredisce. Allora, in questo senso, non c'è, diciamo, espressione più corretta quella di dire che noi siamo delle pecore nere, per un fatto evidente, perché tutte le pecore andavano verso una direzione. Come ha detto Silver, noi avremmo dovuto obbedire, perché non dovevamo essere così tanti, invece ci siamo scoperti tante pecore nere. E Silver, con questa sua camicia che utilizza sempre questo, mi colpisce, perché ha qualche macchio, ha qualche, diciamo, stiziato bianco, però è nero. Cioè, infatti mi urta, e quindi tu sei proprio, come dire, sì, sì, parto una da... pecora nera che si finge un po' bianca, però tu sei proprio nero. L'hai capita, nero, o te la devo spiegare? Sì. Certo. No, a parte che avete parlato di cose serissime oggi, che io ero là che guardavo, e, cioè, dei relatori fantastici. Quando parli delle cose delle antiche, anche tu che poi hai girato tanto, hai visto tanto, io quando mi dicono ah, le piramidi, ci hanno messo 30 anni a farle, non ci credo, perché la Salerno e Reggio Calabria? Allora è uguale. È vero. No, oggi c'è una cosa laggiù, ce la fai a raggiungerla? Una domanda laggiù. Oggi veramente è stata una giornata, davvero, vi devo ringraziare tutti, una pazienza, una costanza. Non va sto cavolo di microfono, però è verde. No, è stata veramente una giornata incredibile, dove abbiamo fatto un excursus pazzesco dal passato al presente al futuro, perché stiamo ipotizzando un futuro e stiamo vedendoci noi in questo futuro e cercando di dare una risposta, di dare una nostra collocazione in questo futuro, perché il futuro ce lo stanno preparando, cioè questo è poco mi assicuro, però dobbiamo anche capire come, e secondo me con tanti ribelli, figli di Willa, probabilmente ce la, come dire, dobbiamo esprimere il nostro dissenso. Siamo già alla domanda, ecco, però volevo ringraziarvi veramente tanti, fatevi un applauso, perché siete veramente pecore nere come si deve e siete stati attenti, presenti a tutto questo excursus, che è stato un excursus veramente importante. Ecco, la domanda? Una riflessione a proposito di quello che è stato detto, che se in Italia c'era un approccio alla pandemia e al lockdown di paura, invece all'estero non è successo lo stesso. Quindi io durante il 2020, da febbraio a ottobre, stavo facendo ricerca sul campo, antropologica, in Messico, e i messicani hanno risposto a questo grande cambiamento, nel senso che la paura della morte, della malattia in Messico è diversa, quindi non si vive con paura. E al contrario di quello che... Ce l'hai fatta? Non va più, va bene. Chi vuole fare le domande deve venire qui. La domanda è... Perché in Messico sì. No e in Italia sì, cioè sì. È come se ci fosse un modo diverso, no? Siamo più soggetti, perché no? L'Europa, il centro del mondo, l'Occidente, no? E invece siamo più soggetti, perché abbiamo guardato troppa televisione, ragazzi. No, perché l'italiano lo freghi solo in due modi, attaccandolo per i soldi e la paura di morire.
questo quindi è, l'italiano era da beccare è proprio subito. Quello perfetto. E poi perché siamo dominati, ragazzi, perché siamo dominati, siamo i più dominati d'Europa, noi italiani. Ci stanno facendo anche le sperimentazioni nel cielo, ragazzi. No, no, non, cioè, non saltare complottista con le scie chimiche. No, ho detto sperimentazioni. Gli aerei non rilasciano scie chimiche, sono le frecce monocolore. Fanno le prove, adesso c'è il bianco, poi più avanti faranno il rosso, il verde. Siusi, posso dire due parole? Perché la domanda è bellissima. Lei ha fatto una domanda pesantissima. Bellissima. Perché la signorina ha osservato che l'Occidente ha affrontato una sfida con una disperazione, con un senso di disperazione interiore. Secondo me si coglie questa disperazione in un quadro, l'urlo di Munch. Noi siamo sazi, soprattutto a Bologna, passiamo come una città sazia e disperata. Bologna è per certi versi una capitale culturale in Italia, l'Italia è una capitale culturale nel mondo, e quindi lei ha colto effettivamente un aspetto fondamentale della crisi dell'Occidente, il fatto che siamo molto materialisti, viviamo il senso del qui e ora e del carpe diem, non nel senso del filosofico di Orazio, vivere da protagonisti l'esistenza, quindi vivere da pecore nere, ma lo viviamo come dobbiamo godere di quello che arriva, perché finita questa vita non c'è più niente. Quindi questo senso di disperazione e questo materialismo che ci porta poi al nichilismo, cioè il fatto che noi crediamo abbiamo una perdita di valori, ci ha portato di fronte a una sfida che ci toglievano le sicurezze, no? L'estetista, la discoteca, l'aperitivo, il calcetto con gli amici, eccetera. Cosa è successo? È successo che molti occidentali sono andati in crisi, cioè più che sono andati in crisi, hanno rivelato quella crisi profonda che vive l'uomo occidentale e che giusto appunto è la parte, secondo me, positiva di questo tentativo efferato che è stato fatto nei nostri confronti, perché rimanendo da soli e in silenzio abbiamo scoperto delle cose interiori, delle cose che sono dei punti di debolezza ma che possono diventare dei punti di forza in futuro. Quindi grazie, perché la domanda è bellissima. E grazie Gianmarco per la cosa. Però vorrei aggiungere anch'io, volevo anche aggiungere che questo tipo di atteggiamento, no, ci è venuto, ragazzi, cioè adesso abbiamo finito eccetera, però ci è venuto da anni e anni di indottrinamento televisivo. Sì, sì. Cioè il mainstream, parliamo un attimo, no, di quello che fa su di noi, cioè le cose che ci vengono continuamente, no? Cioè, tu torni a casa, accendi la TV e hai quel tipo di informazione, hai quel tipo di atteggiamento, vedi che appunto tutti sorridenti, perché cosa c'è da sorridere, che siamo, no? Tutti terrorizzati o tutti appunto sempre con questo amaro in bocca di cose negative, no? Che ci vengono buttate, questi spettacoli dei giovani per cui tutti amici, ma che amici che si odiano tutti, no? Cioè delle televisioni e dei giornali, cioè voglio dire, ma siamo bombardati e non vediamo e non vediamo neanche lo spot di Tornatore col cello, fanse, quelle cose. Esatto, con la vecchina. Oppure con la... Voglio fare una domanda adesso. Sì, allora, c'è una domanda di Nicole. Allora, io mi chiedo, forse lo chiedo anche a Buffa, ecco, genetista, dico, e mi chiedo, ma perché in tutto questo, in tutto quello che è accaduto, improvvisamente si è creato questo spartiacque? Hai capito? Cioè, perché improvvisamente c'è una parte di noi che subito dice c'è qualcosa che non va? Certo. Perché? Cioè, a proposito della domesticazione, se siamo comunque domesticati in qualche modo, perché una parte di questa specie umana domesticata improvvisamente si chiede qualcosa e l'altro no? Perché ovviamente. Grazie.
Ovviamente è una domanda interessantissima che mi consente di spiegare un'altra cosa e forse stamattina non ho avuto il tempo. Ovviamente all'interno di ogni specie c'è una variabilità, okay? Non siamo dei cloni, non siamo tutti, io non sono uguale a lui, anche se apparteniamo tutti alla stessa specie, ovviamente abbiamo una variabilità che chiamiamo noi intraspecifica. Questo serve, questo ovviamente vale per tutti i caratteri, per in genere tutti i caratteri, per esempio lui può avere delle facoltà che io non ho, lei può avere delle caratteristiche che io non ho, quindi diciamo che da un punto di vista biologico ci sono delle persone che sono rimaste, che non hanno queste predisposizioni che ho accennato questa mattina, quindi dove queste predisposizioni come specie sono presenti, ma alcune persone ce le hanno più sviluppate di altre, e questo è normale. Quindi diciamo che, come diceva una signora questa mattina e mi faceva pure questa domanda, poi ho risposto in privato, diciamo che alcuni di noi sono rimasti più selvatici su certe cose che addomesticati, quindi siamo i figli di Uela, esatto. E quindi ritorniamo di nuovo al discorso pecora bianca, pecora nera, ecco così. Io quello che dico e aggiungo è una sola cosa, alla luce di quello che abbiamo visto in questi anni, questa tristezza infinita che abbiamo passato. E molto spesso dobbiamo cercare di, anche se è difficile per alcuni, dobbiamo cercare di capire fondamentalmente un concetto. Vogliono che noi stessi ci poniamo come i difensori della nostra stessa prigionia. Okay? Quindi, e questo l'abbiamo visto anche molte persone, come dicevamo prima, mettiti la mascherina, mettiti questo, eccetera. Quindi il problema è proprio questo, dobbiamo uscire da questa mentalità e dobbiamo cercare di ragionare con gli elementi che secondo me oggi ci sono, perché dopo 3 anni, come diceva Silver, ovviamente se non hai capito e non hai afferrato degli elementi, allora basta, non c'è speranza, io pure ci perdo non sto a spiegartelo più. Ecco. Poi un'altra cosa è, come ho fatto vedere questa mattina, la televisione, diceva Maurizia, la televisione è lo strumento che utilizzano per veicolare le informazioni, per stressarci, per impaurirci. Quindi l'uso della televisione va molto, molto moderato alla luce di un'informazione che, come dicevamo questa mattina, lascia a desiderare, e l'abbiamo visto in questi anni. Io, guarda, ti posso dire come biologo, quando provo a guardare alcune trasmissioni in televisione che parlano di scienza, davvero vedo talmente tante inesattezze, talmente tante bugie che vengono lì, che quasi mi dispiace per chi non ha gli elementi per poter coglierle, e che capisco che poi diventa difficile sapersi diciamo in qualche modo discriminare. Questo. Grazie Pietro. Victor, volevo aggiungere solo una cosa, perché alla fine noi siamo tutti quanti di passaggio qui nella vita in questo momento preciso. È chiaro che siamo una specie addomesticata, noi siamo le pecore nere, abbiamo i microfoni che non funzionano, però ci proviamo lo stesso, nonostante tutte le difficoltà, ma abbiamo un compito, portare queste informazioni a chi è più giovane di noi, perché altrimenti noi finiamo qui. Dobbiamo, se siamo addomesticabili, l'abbiamo capito, provare ad addomesticare ad un'altra strada chi è più giovane di noi, chi lo ha fatto prima di noi, e noi dovremmo farlo per quelli che verranno. Solo così si può creare una nuova umanità. E io lo dico perché sono estremamente lieto quando alle conferenze, quando ai convegni siamo in tanti, perché siamo in tanti, ma quando a queste conferenze, a questi convegni vediamo anche giovani, nuove generazioni che vengono ad interessarsi. Questo credo che sia fondamentale. Replicarci, mandare online i video, la presenza è fondamentale. Crescete e moltiplicate, sì. Da Napoli, che penso abbiamo un ospite, abbiamo da lontano. Sì, ok. Prego. Volevo chiederti cosa ne pensi delle ultime dichiarazioni di Elon Musk in merito alla situazione dei famosi 3 anni. Ma più che altro, cioè, il fatto che noi vediamo un articolo che ha un titolo e non andiamo mai a leggere dentro, no? Se
corrisponde a quel titolo, perché già tempo fa fece una dichiarazione che c'erano state delle fake news eccetera, ma non erano riferite alle fake news in generale, ma solo a quello che si parlava di Twitter e così. Quindi bisogna sempre andarla a vedere all'interno. Infatti quello io non l'ho ancora considerato, proprio perché voglio prima capire a che cosa si riferiva, capito? Solo che adesso in questi giorni sono sempre in giro, non ho potuto, cioè, non riesco a fare video perché sono qua, sono qui già, colpa tua, è colpa sua. Quindi non ho ancora valutato, non ho ancora verificato quello che ha detto. Va bene, grazie. Allora, abbiamo una... però è una battuta, insomma. Ah, se volete... Sì, no, ma se la mia chiusura può essere solo una, consigliare una, forse una banalità a tutti quanti, però se abbiamo oggi compreso che c'è tutto quanto da riscrivere, l'indottrinamento è passato attraverso di noi, proprio dalla televisione, dalla ripetizione in anni e anni e anni, quindi forse una delle chiavi per uscire è proprio, da giornate come queste, per chi è ad ascoltarle, prendere spunti, cercare di fare la ricerca, fare il contrario, cioè rindottrinarci da noi stessi con le cose giuste. Tutto là. Certo, certo. Grazie. Grazie Davide. Adesso volevo invitare un ospite che è venuto a trovarci, Valerio D'Alessio, vieni. Lo presento un attimo, anche lui è bolognese, sì, si esatto. Può dire bolognese, è sviluppato. Così sono troppo bassa però. Ecco, vai. Cioè, andiamo per gradi, allora lui è troppo alto, quindi vabbè, deve stare giù. A me mi metto qui, mi metto sempre più sì, in basso. Sì, hai ragione, io no, faccio sempre così. Okay. Sta attenta. Allora, io per chi non lo conosce, allora dico, tu hai sviluppato sin da giovane allora la passione per i testi in cui si annunciavano le profezie. Infatti abbiamo fatto un'intervista. Avete capito esatto. Come finiamo? Ecco. Avete con le profezie, come esatto. Con le profezie. Le profezie, le profezie. Toccatevi. Soprattutto lui è anche un esperto delle centurie di Nostradamus. Centurie di Nostradamus, ecco. Però è anche una persona, diciamo, esperta, a parte in questo, anche hai realizzato, diciamo, parecchie cose sul campo del dissenso, dell'attività. Esattamente. E varie cose. Infatti, quindi volevo darti la parola, due minuti, ecco. Ma volevo iniziare proprio con questo. Da Bologna a Silver c'era stato un segnale molto incoraggiante, in quanto quando siamo andati a denunciare Draghi per procurata allarme, c'era una fila lunghissima. Si poteva presentare la denuncia dalle 10.30 alle 11.30 e c'erano due persone che c'è la R. Ma non fa telegiornale. Ma però non ci ho lavorato, non è nata così. E, ecco, io sono andato proprio per di persona a parlare col maresciallo dicendo un peccato, siamo in tanti, così hanno messo quattro persone e sono stati aperti fino alle due. È stata una vittoria. Sì, infatti, ho visto una bellissima coda quella. Per sì. Cui proprio questo. Ma aspetta, posso ancora un attimo solo. Ma su Centurie di Nostradamus, ovviamente da tutti i media vengono... Non dirci però delle brutte cose. Ci stava arrivando. No. Cioè, era così bello, avevamo chiuso così bene. Vabbè, no, ma infatti non può dire quello che ti pare a te, dovrà... Però, cioè, mi rovina la sera. No, ma infatti da tutti i media vengono... Nostradamus viene come il profeta delle sventure. Non aveva assolutamente voluto fare questo, anzi, lui in tutte nelle lettere che precedono le centurie dice che appunto fa questo lavoro per far sì che l'uomo si ravveda e non faccia alcuni sbagli. Le centurie di Nostradamus credo che siano molto particolari perché in un qualche modo hanno influito sulla storia dell'umanità solo per il fatto che ci siano state, non solo Caterina dei Medici che appunto non faceva una mossa senza Nostradamus che allora era vivente, ma succede anche nel periodo di Hitler, appunto, in cui Hitler assolda astronomi e interpreti di Nostradamus che prevedono la sua ascesa e lo utilizza per convincere gli inglesi e i francesi che ormai non c'è niente da fare. Il massimo è nell'operazione di Hess, che appunto va in Inghilterra per convincerli. Non ci riesce e un mese dopo
tutti gli astrologi passano dalle stelle alle stalle e vengono tutti messi in campi di concentramento perché cominciano a prevedere che Hitler finirà. Ecco. Altra cosa è, in questi giorni, cioè nei mesi scorsi, quando c'è stato questo libro di Reading del 2006 in cui si parlava della morte della regina Elisabetta già nel 2006, perché lui parlava della morte della regina Elisabetta 5 anni prima di sua madre, cioè a 96 anni, ovvero nel 2022, e poi dice che cosa? Che sarà l'ultima vera regnante, quello dopo ci sarà il figlio, insomma, che dovrà per scandali dimettersi, e ancora ci saranno proprio persone che cioè non si troverà un re dopo, perché appunto essere re d'Inghilterra non sarà una bella cosa, insomma. E infatti abbiamo visto che il secondo genito non ha nessuna intenzione, insomma, di subentrare sì, ma dici, allora, ce la fanno o non terra, ce la terra, fanno? Terra, dalla regina. Ok, sì. Quello che ci aspetta, vabbè, questo Papa non finisce l'anno, perché appunto il 13 dicembre dovrebbe essere il suo momento, questo da quello che ci sono le previsioni. Quello che ho letto in tutto questo tempo, tra l'altro il libro di Reading dice che ci sono 52 centurie nascoste, che utilizzano solo alcune elite dominanti, e non le sappiamo, perché sono 948, e lui dice ce ne sono 52 che non vi hanno mai rivelato, ma qualcuno le usa, qualcuno le sta usando. Tutto quello che un po' ho visto anche in questi periodi, insomma, in cui ho letto alcune cose, eccetera, io credo che ci sia una cosa importante che fino adesso non è mai stata molto capita, cioè lui parla di tante religioni, cioè di tanti esseri che arrivano e dominano vari continenti, dall'Africa, e poi c'è un'ultima religione, magari che lui ovviamente, essendo al suo tempo, riteneva fosse Dio, ma io credo che ci sia una specie dominante che lui chiama il nuovo Messia, che poi metterà d'accordo tutti e ci sarà un periodo di prosperità, per cui ecco, ti lascio così. Chi sarà quello? Non ha finito male. Stai attento, però, sì, sì, sì. Bene. No, perché il Messia, sai. Io quando sarò dittatore, saprai. Io non vado in politica, voglio essere dittatore. Anch'io, mai. Presidente. Ognuno. Volevo chiedere, secondo voi, a proposito di anche di profezie, transumanesimo, metaverso, dove porteranno la nostra civiltà? Perché non tanto dove porteranno l'umanità, perché chiusa questa civiltà se ne creeranno altre ancora in futuro, così come ne abbiamo avute tante altre nel passato. Cosa ne pensate di questa evoluzione della specie umana attuale? Che hai già detto tutto, secondo me. Cioè, è proprio quello che stanno cercando di raggiungere. Quindi io ho immaginato, come nel film Una poltrona per due, no? I due ricconi che scambiano la vita di due persone per un dollaro. Questi si stanno giocando l'umanità per qualche dollaro loro, perché La signora ha detto? Una giornata meravigliosa. Grazie. Salve, sono Vincenzo. Una domanda per Landi, Gianmarco. Con la tua esperienza di finanza, economia, secondo te c'è qualche possibilità che i cosiddetti dissidenti riescano a creare un'economia o una finanza parallela, antagonista a quella attuale? Faccio riferimento ad alcune persone che vogliono fare dei trust, fare delle economie locali con scambi di merci o con delle valute locali, o sono tutte panzane? Grazie. Allora, sono dei tentativi nobili nelle intenzioni, ma che oltre a non avere possibilità di successo sono inutili, perché abbiamo già vinto in realtà. Io so di dire una cosa che non è compresa da molti, ma vedrete nei prossimi anni che sarà quello che vi sto dicendo adesso sarà realizzato. Il sistema finanziario attuale è al collasso e c'è un sistema finanziario alternativo che si basa su
una rete di satelliti che ha messo Elon Musk, Starlink, su un'intelligenza artificiale passiva e non attiva, perché Elon Musk parla di intelligenze artificiali pericolose, che in effetti sono pericolose perché sono strumenti che applicati in un senso negativo possono fare molto male, sono come una bomba atomica, come un'energia nucleare, di peggio. C'è un sistema finanziario multipolare dove non c'è uno che comanda, non c'è il Vaticano dei Templari o dei Gesuiti e non c'è il nuovo ordine mondiale di Washington, della SEC, così come è stato negli ultimi 100 anni. Il mondo si sta deglobalizzando, dedollarizzando e sta applicando delle tecnologie in, e applicherà le tecnologie in un senso a favore dell'umanità. Questo perché la vita umana nel senso transumano non ha alcun senso, verrebbe stroncata, l'umanità non avrebbe senso, perché l'essere umano ha valore perché pensa, perché dubita, perché ha il libero arbitrio. Nel transumanesimo, con un'intelligenza artificiale che ti obbliga a vivere in un certo modo e con la tecnica che è dominante sul corpo umano, sull'essere umano, perché dalla culla alla tomba decide quello che devi o non devi fare, l'umanità non ha più senso, non serve vivere, non servirebbe vivere. E la vita è bella, è un'esperienza, perché ognuno la vive a modo suo, perché il cuore batte in una maniera diversa a Silver, a me, a Siusi o a Nicole, perché ognuno percepisce le cose come se stesso e la sua vita e il suo cammino gli consente di percepire. Ognuno fa la sua strada col suo paio di scarpe, questo è il bello della vita. Il transumanesimo è stato sconfitto. Ora io so di dire una cosa che la dicono in pochi, però vedrete, e do un'anticipazione a Silver dove ti potrai divertire. Pronti. Nelle prossime settimane ci sarà il collasso del sistema finanziario, della borsa. Aiuto, vado a fare dei soldi. E sarà molto divertente. Sarà molto divertente vedere quelli che hanno sostenuto determinate tesi, soprattutto, no? Che ci chiamavano complottisti, che dicevano che bisognava in un certo qual senso obbedire alle leggi, le tasse, tutte queste cose qui. Sarà molto bello perché verrà tutto rimesso in discussione. Ciò che è considerato, diciamo, un dovere, lo stato patrimoniale, il fatto che noi dobbiamo dichiarare le tasse o sottostare allo stato e lo stato patrimoniale, questa non è una cosa che è sempre stato così, è una cosa che è arrivata negli ultimi 250 anni. Chi l'ha imposta a livello embrionale fu il Re Sole in Francia, spinto dai satanisti, spinto dai gesuiti, sull'onda di una crisi finanziaria di fine 600 inizio 700. Con la rivoluzione francese sono state poi imposte altre cose, però la costrizione che un essere umano ha di dover dire a un'entità pubblica chiamata Stato il suo patrimonio è una costruzione che non ha senso. Però noi per noi è una cosa che ha senso, lo dobbiamo fare, ma quando capiremo che alla luce di questa costrizione gli italiani hanno prodotto ogni anno, faccio un esempio, 2.000 di ricchezza, non è importante il 2.000, ma ne hanno beneficiato di questa ricchezza, investito e consumato per 1.200, 1.300, perché 700 gli sono stati rubati ogni anno, come ci troviamo in questa situazione? Grazie allo Stato e alla finanza, perché non c'è la finanza che è malvagia e lo Stato che è buono. Ci sono esseri umani che hanno utilizzato la finanza o lo Stato per fare prevaricazioni, per fare guerre, per fare crisi. Quindi il transumanesimo dovrebbe portare a, come dire, un'alleanza storica tra finanza e politica, tra Stato e potere, sovranità e uso della finanza e della tecnica, per togliere a ogni essere umano la possibilità di essere misura di tutte le cose. Umanesimo vuol dire questo, no? Vi ricordate l'uomo vitruviano di Dante, dove alla fine l'uomo è il centro della misura di tutto? Questo è l'umanesimo. Il transumanesimo si deve andare oltre rispetto a queste cose, ma questa cosa non verrà realizzata. Quindi vedrete che nei prossimi
nei prossimi mesi Silver ci farà dei video dove prenderà per il culo politici che saranno ancora adesso. Di più finanzieri, no, ma anche un po' di più per l'aspetto economico, certo, della vicenda, per l'aspetto economico, perché verranno svelate delle sciocche, ad esempio sul gas, io lo dico sempre, ma sul gas, ma ragazzi, noi spendiamo 70 miliardi di euro all'anno in gas, noi italiani, ma sapete quanto noi paghiamo? Scusate, ho sbagliato. No, giusto, 70 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che paghiamo tipo 90 centesimi, vabbè, noi con le bollette, ma l'Eni lo paga 12, 13, 14 o 15 centesimi massimo al metro cubo, noi lo paghiamo 80, 90, alle volte anche un euro al metro cubo, ma questo cosa significa? Significa che sono tutte risorse che ci vengono tolte, vuol dire lavoro, vuol dire quello che produce il pane, l'estetista che produce ricchezza, che ci viene tolta, ma questo sistema non può andare avanti, lo dobbiamo far saltare, e questa Covid-19 pandemia è l'occasione, perché o l'umanità finisce, l'Occidente viene distrutto, viene schiavizzati, CBDC, quindi di fatto non avremo niente e saremo felici, oppure rinasciamo. Secondo me rinasciamo. Beh, magari, speriamo. Allora, un saluto, no, solo un saluto. Ma solo un saluto, veramente. Io, Gruppo Tesla. Grazie, Siusi, ringrazio Siusi e Nicola. Grazie, Alberto, grazie. Alberto Negri di Spazio Tesla. C'è anche Laura. Che... Spazio Tesla. Abbiamo elogio a tutti, veramente, perché il coraggio con il quale si è lavorato in questi anni. Gianmarco Landi, Laura l'ha intervistato un paio di volte a Piacenza, ciao Gianmarco, e come, assieme a Pietro Buffa, e a tutti quelli che hanno appunto un blog o qualcosa, attenzione, questo bisogna ricordarlo, noi tutti che ci abbiamo messo la faccia l'abbiamo fatto con le nostre risorse, le TV di Stato e il mainstream privato ha ricevuto fior di milioni di euro. I tabulati ci sono, c'erano, sono spariti forse dalla rete, noi ce li siamo scaricati, quindi noi abbiamo lavorato con le nostre forze e con la nostra faccia, rischiando anche a volte non solo la chiusura del canale, magari anche qualche penalità, quindi veramente bravi tutti, perché questa è stata una battaglia che abbiamo portato avanti. E chiuderei, Laura, se sei d'accordo, con la questione della separazione, no? A livello culturale e spirituale. La tribola si è messa in moto, quella che si diceva la speciazione probabilmente ha iniziato a fare un setaccio tale per cui incomincia a cadere qualcosa per terra e qualcosa viene trattenuto. Loro lo sanno, perché probabilmente il quadro generale è quello comunque di tenere anche quella parte che deve un po' farsi sentire, no? In un certo qual modo. Ai piani alti forse hanno deciso questo. E l'intelligenza artificiale, visto che qualcuno nel settore lo conosco, non riuscirà mai ad eguagliare, come si diceva, come diceva Gianmarco, quello che è lo spirito dell'uomo. Il sassolino nell'ingranaggio vola dentro in un attimo e rompe tutti i piani anche dell'algoritmo più preciso. Grazie ancora. Grazie, grazie Alberto. Infatti c'è intelligenza e intelligenza, ecco, e quindi chiudiamo questo punto, ci sono altre domande? Chiudiamo, meno, ne do per 5, ne do per 3, ne do per 2, ne do per 1, chiuso, grazie a tutti, grazie.